Allora, no, te mi devi dire se io devo andare a cercare il sindaco per tutta Arezzo. Ragioniamo col denaro, perché il denaro è... Allora, o questa, è la fascia nuova, Reggi. L'ho rifatta perché... No, non fallo, perché io quando prendo il microfono in mano divento scemo, mi viene... Hello, mamma mia! Luciano. Che mi tappi la bocca? Un attimo di pazienza. Che mi volete mettere la censura? La scritta. No, scusa. Volete mettere la censura, dice al sindaco? Ma scusa, il verde va davanti. Ma che verde va davanti? Il verde, sì. Sì. Allora... Io non ci ho capito niente, ascolta. Rosso, bianco e verde. È verde, bianco e rosso. Allora, fate partire da dietro. No, ragazzi, la bandiera sta così. Fa molto sì, è vero. A no, dopo ti faccio vedere. Bianco e rosso. Perfetto. Allora, te sei mancato. Allora, il signor Verdelli non ha avuto incarichi governativi, mentre Carlo è già stato nominato assessore. Quando ci si spartiva le nomine non c'eri, Danilo. Purtroppo Danilo... Vabbè, ma non è rimasto niente per Danilo. Per me qualcosa. Sentiamo il futuro sindaco. Allora, sindaco, la gente... Hai ragione, si fa piacere. Luciano, cavolo, non si capisce un cazzo quando sei normale. Però io voglio... Quando parla normale già non si capisce. Voglio sapere una cosa. Io so io il sindaco, so io che faccio le nomine e so io di tutto. Benissimo. Ma ancora non sei stato eletto, mi ha già rotti coglioni. Allora, innanzitutto abolirò le TV private. Ah. Faccio tutto pubblico. E noi? 20.000 euro al mese. Va bene. Benissimo. Pubblico. Te sei pubblico o privato? Luca. Pubblico. Anche Luca è pubblico. Pubblico. Ma lui che c'entra con la televisione? No, lui bisogna dargli... Posso tenere il microfono? Lui, io che faccio dopo? Nei trasporti, perché lui è un grosso ciclista. No, nei trasporti c'è già quello che ti ha dato la striscia, perché no, vedi, pubblico, se la porti è verde pubblico. Se la porti davanti c'è scritto gli amici, è quella dei morti, te l'ha dato una dei morti. Ma Pisandelli che fa? Aspetta, perché l'abbiamo spostato ai trasporti. Ma trasporti funebri? Sì, allora trasporti. Infatti io l'ho visto, quello è un volto... Il Lisandrelli gli mette... Sarebbe il magnifico maestro di campo. Il maestro di campo ad onorem potrebbe essere giusto per il Lisandrelli, perché ora non facendolo più... Già questo fatto che tu conosca il latino ci hai sconvolto, perché dicevo in tutti che... Alla cultura! Questo è un attimo, vedi? Perché io sapevo solo in vino Veritas, in scarpe Adidas. Benissimo. Me l'ha detto al Peloni. Briaco! Il Peloni ha detto in vino Veritas, in scarpe Adidas, al mare. Peloni è l'opposizione. Che assessore faceva? No, è l'opposizione. Peloni niente, ragazzi. Peloni per me è opposizione. Gli si era detto i trasporti, così li chiude, vanno tutti a piedi, consumo le scarpe. No, il commercio, commercio. Commercio. No, commercio. Mauro. Ma Luciano chiude l'attività se diventa sindaco. Ah, giusto. Eh? No. No, scusa. Ci sarà un certo conflitto di interessi, perché devo dire la verità. No. Se divento... Io penso che tu chiuda, al di là del sindaco. Quelle sono delle cose importanti, ma non mi fare così. Basta, Luciano, ora no, hai detto anche troppo, anche perché siamo sotto elezioni, c'è il rispetto della quarantena elettorale. Allora, faccio un appello ai miei concorrenti. Un appello da 10 secondi. Un appello da 10 secondi. 9, ai miei 8, concorrenti. 7, signori, 6, siete spacciati. 5, 4, non c'è niente 3, da fare. Non 2, ce n'è per 1, nessuno. Basta. Super. Là.